Benvenuti ad una nuova puntata di Bordo Campo Lega Pro. Parleremo questa sera della vittoria del Frosinone, un Frosinone che torna a vincere e lo fa davanti al pubblico amico dello stadio Matusa grazie al gol del giovane Altobelli. Ma è stata una partita da due volti, male nel primo tempo, bene poi nel secondo, quindi c'è ancora qualcosa che non convince di questo Frosinone. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti e con Marco Gabriele. Buonasera. Ciao Aurora, buonasera a tutti. Tu sei convinto? Io convintissimo, perché c'è anche l'avversario quando si gioca, quindi secondo me il Frosinone non è da due volti, probabilmente è stato anche il Barletta da due volti e quindi Stellone è stato bravo a leggere la partita. Perfetto, parleremo anche con i nostri ospiti di tutto questo a partire da Mario Buccilli. Buonasera, buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera tu a tutti. Tu hai visto la partita, quindi non sei d'accordo con Marco Gabriele, scommetto. In parte. In parte. E io avevo chiesto un principe questa sera, mi hanno mandato un ex bandiera giallo-azzurra, è qui con noi anche un tecnico e oggi anche un direttore sportivo della Procalcio, Fabrizio Perrotti. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera. E a proposito di principi, lui ancora un rospo, Giovanni Giuliani. Buonasera Aurora, ciao Marco. Bazzaretti, Ilianic, va bene, assolutamente, no? Sì, Bazzaretti sotto la sudo, l'ho sognato per mesi. La cravatta della Lazio l'hai messa. Esatto, per forza, sì. Era d'obbligo. Bravo. E iscriveteci al 331 12 45 625, vi ripeto 331 12 45 625 e su Twitter a @teleuniversoTV oppure utilizzando l'hashtag Bordocampo Lega Pro. Mi raccomando, scriveteci perché abbiamo pareri un po' discordanti poi questa sera sulla partita Frosinone Barletta e andiamo subito a vedere la scheda di Giovanni Giuliani. Vediamo, direi. Vediamo. Il Frosinone vince ma non convince appieno, soprattutto se si analizza la prima parte di gara. Tanti errori, imprecisione, poche idee. Il primo tempo è stato forse il più brutto giocato dalla squadra di Stellone in questo avvio di stagione. A lungo infatti il Frosinone ha tentato a far decollare la propria manovra. All'inizio si sono evidenziati problemi nella costruzione di gioco e di fronte c'era un avversario come il Barletta che sembra avere poco da chiedere e da dare a questo campionato. Nei primi 45 minuti ci ha provato Soddimo a trovare qualche spunto, ma non si è visto molto altro. È vero, il Frosinone non ha sofferto praticamente mai, ma per togliere le castagne dal fuoco è dovuto arrivare il provvidenziale bel gol del giovane Altobelli. A Stellone va dato atto che ha continuato a puntare su di lui ed il centrocampista di Terracina lo ha ripagato appieno. Nell'arco del match con i pugliesi la musica è cambiata poi leggermente. Nella ripresa il mister romano infatti ha modificato l'assetto spostando Soddimo sulla sinistra con Paganini tra le linee. I benefici si sono visti, i canarini hanno controllato ma non sono riusciti però a chiudere il match. E devono anche ringraziare Zappino che al 90° ha salvato il risultato. Prendere un gol sarebbe stato eccessivo e avrebbe avuto certamente il sapore della beffa. Il match del Matusa ha anche detto che questo Frosinone è poco concreto. 4 gol realizzati in 4 gare sono troppo pochi. Questo Frosinone deve fare di più. Le potenzialità e la qualità ci sono tutte. La riprova l'avremo venerdì a Nocera. Bisogna trovare la prima vittoria esterna per convincersi che sia una grande squadra e per convincere soprattutto tutto l'ambiente. Allora, naturalmente la scheda... Giovanni, stai diventando bravissimo. Un po' duro è stato un po' duro. Sì, però ci dai il là per tutta la trasmissione, ma io partirei da questa tua definizione del Frosinone più brutto, Mario. Quindi hai detto che non sei in parte d'accordo con quello che ho detto io, vediamo però il più brutto. La prima parte. Il più brutto Frosinone nella prima parte, il più brutto Frosinone della stagione. Beh, io altre partite non le ho viste, non in televisione. Certamente il primo tempo non è stato dei più esaltanti, assolutamente, insomma, è stato abbastanza noioso, però poi lo spunto di Altobelli alla fine del primo tempo ha fatto sì che il Frosinone potesse andare in vantaggio. Il secondo tempo è stato un accademico, nel senso ha cercato da tutti i modi di chiudere la partita, non ci è riuscita, però il Frosinone onestamente non ha fatto una grande partita, ma non ha corso mai in un serio pericolo se non un tiro al 43esimo che poteva sfociare in un pareggio ingiusto. Certamente il Frosinone se gioca in questo modo e vince è un bel risultato, però il gioco va rivisto, insomma. Non è stato molto esaltante, anche se devo dare atto a Stellone che ha cercato in tutti i modi di cambiare spesso sistema di gioco, passato da un 4-3-3, poi Altobelli tra le linee, poi un 4-2-3-1, ha cercato in tutti i modi di non dare dei punti di riferimento alla Barletta, però il Barletta è poca cosa. Però Fabrizio, da tecnico preparatissimo quale sei, un Frosinone, come ha detto Mario, camaleontico, cioè durante la partita ha cambiato più volte, quindi evidentemente Stellone dall'altra parte, c'è da dire che aveva una squadra che era schierata a 5 dietro
con tre giocatori che scendevano, quando Frari aveva palla gli avversari erano in otto dentro l'area. Sì, sì. Quindi... 5-3-1-1. Purtroppo non credo che sarà solo il Barletta, no, a presentarsi in queste condizioni, perché il Frosinone attualmente credo che sia, insomma, una delle migliori squadre, quindi dovremmo aspettarci più di qualche squadra che si presenterà al Matusa con magari con una difesa a 5, magari difendendosi con parecchi uomini. Quindi è chiaro che dovrà trovare alternative, dovrà cercarle in qualche maniera per sbloccare il risultato, perché poi lì diventa fondamentale poi sbloccare il risultato e diventano fondamentali anche i calci da fermo, situazioni particolari, perché ripeto, anche se la squadra non è fortissima, il fatto che ti si mettono tutti i giocatori dietro la linea della palla poi diventa anche dura fare un tipo di gioco. Anche perché, Giovanni, c'è stata un'occasione limpidissima sui piedi di Paganini nel primo tempo, sì, sì, dove era il 19° circa. Se Paganini lì fa gol, la partita diventa tutta un'altra, un'altra partita, no? Cambia, probabilmente finisce anche in goleata. Ovviamente con i secondi ma non si può ragionare, però secondo me la partita di domenica ha dimostrato che ancora ci vuole per trovare quel quid in più per recitare veramente il ruolo da protagonista che tutti si aspettano quest'anno dal Frosinone, perché il Frosinone quest'anno le potenzialità ce l'ha, caro Marco. Io quando ho detto che il Frosinone forse ha disputato il primo tempo più brutto di questa stagione, perché credo o è un problema di approccio o qualcosa fisico. Anche Aurelio durante la conferenza stampa ha detto che comunque non sia ancora al top fisicamente, forse anche mentalmente. Su questo secondo me c'è da lavorare ancora. Poi andremo a sentire infatti quello che hanno detto sia Aurelio che Stellone. Aurelio al top fisicamente farà fatica, nel senso è uno che io l'ho visto un po' sovrappeso, anche se poi lo spunto, la prima volta che ha creato un uno contro uno, l'ha fatto lui perché ha saltato l'uovo, sì, ha messo il pallone dietro. Però Aurelio in questa squadra qui è un valore aggiunto, di conseguenza si dovrebbe mettere in condizione per dare ancora di più di quello che sono le sue potenzialità. E a proposito di valore aggiunto, anche Altobelli potrebbe esserlo, perché era stato un po' criticato Stellone per l'inserimento di Altobelli al posto di altre scelte che lui aveva, invece poi con il gol va dato atto al tecnico che la scelta è stata giusta. Allora io parto dal presupposto che durante la settimana chi meglio di Stellone li guarda dalla mattina alla sera questi giocatori, come si allenano, chi dà di più, chi è in condizione migliore. Di conseguenza un allenatore ha un risultato importante, vincere, altrimenti qualsiasi altro risultato sappiamo come va a finire la figura dell'allenatore. Di conseguenza gli uomini che sceglie Stellone secondo me è quello che durante la settimana vede e di conseguenza fa la scelta migliore. Ma infatti secondo me poi va valutato anche questo, cioè noi tifosi purtroppo ci limitiamo a giudicare quello che vediamo della nostra squadra. Sì. Pochissimi come voi fanno un'analisi anche di come è messa in campo la squadra avversaria, ecco perché poi l'allenatore che magari giustamente si vede oggi grazie ai mezzi tecnologici sicuramente, certo, più vicini all'epoca del calcio di Fabrizio che non a quella dei Flintstone quando giocava Mario Puccini. Grazie. I due allenatori non potevano vedersi le partite delle avversarie, ma oggi tu Mario lo facevate, cioè, sì, io penso, sì, che tu da secondo, sì, eri quello che studiava di più anche la tattica degli avversari, vero, no? Allora credo che Stellone e Gorgone debbano mettere la squadra in condizioni, Fabrizio, certo, di affrontare gli avversari. Sì, sì, sì. Il Barletta aveva uno dei centrocampisti con i migliori piedi degli ultimi anni della Serie B, un certo Allegretti in campo. Certo. Sì, sì, vabbè, chiaro, anche se adesso ormai ha una certa età, però chiaramente devi stare sempre attento, soprattutto sui calci da fermo, perché è un giocatore che ha fatto tantissimi gol su calci piazzati. Però devo dire che anche nel campionato, al di là del Frosinone in generale, penso che ancora non sia partito, no? Il fatto che la Salernitana perde in casa, il fatto che comunque lo stesso Lecce che comunque ancora non ha fatto un punto, comunque insomma credo che attualmente il campionato ancora, sì, le grandi partire, stanno facendo un po' di fatica a decollare, credo che ancora questo campionato. Sentiamo quello che ha detto Stellone. Sì, andiamo a sentire Stellone cosa ha detto Giovanni Giuliani subito dopo la partita. Se un giorno Giovanni Giuliani non dovesse ritornare dalla stampa, alla io prossima, capirò perché, e anche voi ascoltate. Ecco mister, facendo una sintesi anche alla luce del brutto primo tempo che ha offerto la tua squadra, possiamo dire va bene il risultato, quello che più contava ovviamente 3 punti per lo spettacolo ed il bel gioco, ripassare ad una prossima occasione? Io penso nel secondo tempo abbiamo creato diverse palle gol, abbiamo fatto anche delle bellissime giocate dove siamo stati poco fortunati e poco cattivi nel realizzare il secondo gol.
però le giocate le abbiamo fatte bene. Ricordiamoci sempre che lo stato di forma di alcuni giocatori ancora non è ottimale, perché sono solo 4 partite che giochiamo, quindi cerchiamo, ecco, di riunire i pezzi. Adesso c'è stato anche un infortunio di Paganini, di riordinare le idee, e da domani pensiamo a mettere a preparare la gara di Nocera e cercare di mettere in campo la squadra più in forma. Io osservo i miei giocatori tutta la settimana e la domenica cerco di mettere in campo quelli che stanno meglio rispetto ad un altro. Non sempre quello che vedi durante la settimana rispecchia quello che è la domenica, spesso sì, ma non sempre, quindi bisognerebbe avere la bacchetta magica. Quello che ho visto oggi è che è una squadra che comunque difende molto bene, subisce poco, e dobbiamo essere più cattivi in zona realizzativa e anche più precisi nei passaggi. Ecco, secondo te, mister, da che cosa è dipeso questo brutto avvio di gara? Una questione tecnica, di condizione, l'aver sottovalutato magari il Barletta? No, sottovalutato no, sapevamo insomma che dovevamo riprenderci quei punti che abbiamo perso a Catanzaro, quindi eravamo consapevoli della importanza della gara, pur affrontando una squadra che fino adesso aveva ottenuto solo un punto, quindi le partite in Serie C sono tutte difficili. Abbiamo visto negli altri campi quello che è successo e quello che succederà, perché comunque non c'è una squadra che viene magari a Frosinone a salvarsi, a pareggiare o a giocare per il punto, perché c'è il rischio di retrocessione. Sappiamo che quest'anno, con il fatto che non ci sono retrocessioni, molte squadre vengono qui e cercano di magari di andare a vincere a Frosinone, quindi troveremo sempre squadre agguerrite. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi a livello tecnico, secondo me c'era un po' di tensione troppo dovuta dal fatto che volevamo, o nell'ambiente si avverte il fatto di dover vincere per forza tutte le partite, e noi dobbiamo stare calmi, sereni e tranquilli, perché il campionato è lunghissimo e non per forza devi vincere tutte le partite per vincere il campionato. L'importante è che stiamo sempre lì, che siamo una squadra quadrata, che rischia poco come è capitato oggi, e che quando staranno tutti in forma e tutti al meglio, sicuramente siamo una squadra superiore alle altre. Leo Stellone parla di queste pressioni da parte dell'ambiente, di questo dover vincere per forza, che può condizionare i suoi giocatori. Ma secondo me condiziona più chi ha un organico scarso, anche perché quest'anno mi sembra che in questa categoria non si retrocede. Il Frosinone ha un organico di tutto rispetto, di conseguenza hanno messo a disposizione del tecnico una squadra per fare un campionato di vertice. È normale che la gente delle aspettative. Pretende delle partite un po' più brillanti, dei risultati importanti, ma non solo la gente, soprattutto la società. Penso che ha fatto un investimento per cercare di almeno entrare nei playoff, anche perché se non si entra nei playoff quest'anno, che sono nuove squadre, a questo punto qui è fallimentare. Non lo prendiamo neanche in considerazione. Però ecco, ripeto, ci sono delle, come diceva giustamente Stelloni, sono delle squadre che ancora fanno fatica, tipo il Lecce, che era una squadra fortissima, fa fatica, la Salernitana che perde in casa. Ancora, come diceva giustamente Fabrizio, il campionato ancora non ha dato i suoi verdetti, anche se alla lunga poi i valori usciranno. Qualcuno forse c'è stato di verdetto, l'Aquila è squadra da trasferta, il Catanzaro sembra un ammazzagrandi, quindi qualche verdetto, magari anche se piccolino, c'è stato, però la gente a Frosinone l'Aquila si è vinto Ascoli, ma l'Ascoli è una squadra che si sta ancora costruendo, non si sa ancora ha vinto anche a Lecce. Ha vinto anche a Lecce, è una squadra che però perde in casa. Invece sotto questo aspetto, almeno il Frosinone o il Pontedera sono squadre che ci stanno dimostrando avere questa forza, e soprattutto, come diceva giustamente il tecnico, è una squadra che subisce poco. Prima bisogna poi anche il gol aspettare la condizione ottimale, sì, poi sì, dei giocatori, come dice... Sì, anche se sono passati 3 mesi. Sicuramente la condizione fisica è importante, quindi il fatto che ancora faccia anche molto caldo, quindi le prestazioni non sono appunto buone proprio anche per questo motivo, nel senso che comunque si sta soffrendo anche questa temperatura. Però ripeto, al di là del discorso, bene o male, il Frosinone comunque i punti li sta facendo, mentre società appunto come Lecce, come Salernitano, comunque squadre importanti, a oggi hanno fatto ben poco. Quindi Perugia stesso. Stesso Perugia, quindi bisogna insomma in questo momento intanto prenderci i punti, poi chiaramente anche magari il bel gioco sicuramente in prospettiva vi verrà insomma. Volevo chiedervi una cosa, a voi tecnici, magari mi risponde prima Fabrizio e poi Mario. Intanto complimenti alla Iena Giovanni Giuliani, perché dopo tre volte si è fatto rispondere sul brutto primo tempo. Ma prendendo spunto da questo, poi brutto, se la squadra comunque ha giocato dal 16-17 solo nella metà campo del Barletta
e non ha subito, cioè noi eravamo abituati ad un Frosinone dove la linea difensiva faceva acqua da tutte le parti, ognuno di noi che stava in tribuna lo scorso anno, gli anni addietro, aveva le palpitazioni ogni volta che questo pallone arrivava nella zona della linea difensiva del Frosinone. Fabrizio, avere una difesa così orchestrata magari può far pensare anche ad una squadra che non è bella, come dice Giovanni Giovanni, ma è concreta. No, ma lui ha detto bene, nel senso che comunque è brutta, nel senso che comunque sono stati forse sbagliati troppi passaggi, no? Sulla qualità, sì, sì. Forse sulla qualità delle giocate non è stata bellissima, però è chiaro che sotto l'aspetto tattico la squadra, soprattutto nella fase difensiva, ha fatto bene, questo sicuramente. Il fatto che il Barletta non abbia mai tirato in porta significa che la squadra era ben messa in campo. È chiaro che poi, per quanto riguarda il discorso di qualità, il fatto di sbagliare tanti passaggi, purtroppo la gente quello guarda, il fatto nella fase offensiva, il fatto di sbagliare qualche passaggio di troppo permette alla squadra di non far bene nella fase offensiva, questo è il discorso. È la difesa più forte che ha avuto il Frosinone negli ultimi anni, quindi questo darà, Mario, sicurezza anche al... È un'affermazione o una domanda? Perché Buccelli ci guarda intendenti, ha ragione, è una domanda. Io non faccio mai il... Per me è la più forte. Io come tecnico, come allenatore, non faccio mai una questione di reparto. Io dico che la squadra è una squadra in tutto e per tutto, si difende in 11 e si attacca in 11. Anche perché il Barletto, con il suo 5-3-1-1, non ha dato grande... non ha messo in grande difficoltà il Frosinone. Infatti il Frosinone attaccava anche con Matteo Giovani i due esterni Frabotta, attaccavano quindi, molto Frabotta, cioè, così, ma ha detto una cosa giusta così, Stellone, lui forse questo primo tempo bruttino, io non dico bruttino, è stato fatto dal fatto che hanno sbagliato troppi passaggi semplici, di conseguenza è stata una sequenza di passaggi sbagliati, a quel punto lì senza una buona tecnica non ci può stare una buona tattica. Siamo anche alla quarta giornata, quindi dobbiamo dare sempre il tempo. Sì, per l'amor di Dio. Rimane il fatto che non ha mai schierato la stessa formazione, giusto? Sì, no, sì, è vero. Rimane il fatto che il Frosinone ha vinto. Alla fine il Frosinone ha vinto, che non è cosa da poco. Certo. Giovanni, Matteo Giovani il migliore in campo? Ma guarda, a me è piaciuto soprattutto Paganini nella seconda parte del match, quando un po' è arretrato tra le linee, ha creato più di qualche difficoltà, ha fatto anche un numero dentro l'area di rigore quando ha servito Frala, che poi ha preso il palo. Non sono sicuro se Matteo Ciofani sia stato il migliore in campo per quanto riguarda il Frosinone, sinceramente. No, assolutamente. Solito baluardo della difesa. Anche Aurelio, per esempio, ha giocato a sprazzi, come ha detto mister Buccelli, però ha messo lo zampino sulle azioni principali del Frosinone, sul gol, servendo Altobelli. Veramente, secondo me, Aurelio, sarò di parte, ma potrebbe essere davvero il valore aggiunto di questa squadra. Ed Aurelio oggi è tornato a parlare in sala stampa, quindi andremo a sentire tra pochissimo cosa ha detto l'esterno d'attacco napoletano, però andiamo prima a sentire voi che cosa ci state scrivendo da casa. Vi ricordo il numero 331 12 45 625 331 12 45 625, non sbagliate, scrivete. Ancora una partita scialba, pur se con un buon agonismo, organico da serie superiore che non riesce a decollare. Per fortuna provvede San Zappino, forza vecchio leone Pino. Ciao a tutti! Non è una gran bella partita, però l'importante era vincere. Complimenti Aurora, sempre splendida, grazie. Ieri sono andata a vedere la partita bloccata Zappino, che miracolo, ho visto dalla curva una parata stupenda. Aurora, sei benissimo, grazie. Continuo tutti così. 3 punti per volta, questo potrebbe essere l'anno giusto. Finalmente un messaggio positivo. Arriva il club dei fan di Aurelio, domenica 6 ottobre, distinti centrali per news, blog, fatti e contatti. Bene, i fan di Aurelio, ciao, mi sono collegato adesso con Teleuniverso, sono Dino da Nettuno, speravo ci fosse anche il grande Beppe Incocciati, c'è stato ieri sera con Bordo Campo Serie B, che fine ha fatto? C'è stato ieri sera con Bordo Campo Serie B, grazie, forza Frosinone. Mister Buccelli, qual è il punto debole del Frosinone? Bella questa domanda. Vanno bene i 3 punti, ma vedere Frara davanti alla difesa mi sembra troppo. Davide da Patrica. Un saluto da Aurora, grazie Davide, ti saluto. Ma il gioco perché non c'è più? Quante domande? Qual è il punto debole, mister? Del Frosinone? Sì. Ma il punto debole del Frosinone, onestamente, non ne vedo. È una squadra molto equilibrata, anche con delle alternative valide, perché se vediamo pure la panchina del Frosinone, non so quante squadre si possono permettere di avere una panchina del genere.
Adesso io vedo qui si danno dei grandi complimenti a Zappi, insomma la prestazione del Frosinone è stata da tutto rispetto, il secondo tempo la poteva chiudere due gol, tre gol, se poi qui diciamo grazie a Zappi ha fatto una parata importante, però il Frosinone ha sbagliato. Cioè in porta per quello, l'altra volta un tifoso ci ha scritto, io criticavo la miglior partita del, anche perché del altrimenti, portiere del Catanzaro, mi hanno detto, un tifoso giustamente ha scritto, c'è per quello il portiere, quindi Zappi infatti, non però Bindi del Catanzaro è sempre Bindi, un signore portiere stai parlando, quindi infatti però stanno lì apposta. A proposito di Bindi, ex Latina, si sta giocando la sesta giornata di campionato in Serie B, il Latina è ancora sullo 0-0, Giovanni Giuliani però Padova Latina la stai vedendo tu sì, dal monitor, un attimo a fare la partita sui padroni di casa, il Latina ha avuto poche occasioni nella prima frazione di gioco, ha sofferto abbastanza, non ha mai praticamente tirato in porta, comunque per il momento 0-0 e 0-0 anche nell'anticipo di Serie A Udinese-Genova, anche lì siamo ancora a reti bianche, ma ora andiamo a sentire cosa ha detto Aurelio in sala stampa, gli sono state fatte alcune domande, una tra queste il modulo e lui ha risposto e poi chiaramente ne parleremo tutti quanti insieme, ascoltatelo bene signori, Aurelio. Vedendo 3-4 partite dalla panchina ci siamo messi diversi moduli e abbiamo fatto sempre bene, perché vedi la prima di Coppa Italia, la seconda a Modena, a Cagliari, quando abbiamo giocato con l'Ascoli, quando abbiamo giocato a Pisa dove ci siamo messi 4-4-2, 4-2-3-1. Diciamo che questa squadra c'ha tutti i giocatori per fare qualsiasi modulo, anche secondo me rispetto anche all'altra squadra che va a incontrare. Sul mio da fare, nel senso a livello tattico, io sono un esterno e cioè, mi piacerebbe giocare largo, prendere la palla e puntare. È normale, se il mister decide che potrei ricoprire un altro ruolo, cerco di farla meglio. Non sono come Matteo Ciofani che fa 300.000 ruoli, però qualcosa anche io so fare. Tra le righe ha fatto i complimenti a Matteo Ciofani. Assolutamente, altra grande percussione. Ma infatti prima è arrivato il primo messaggio di Pino, era un po' duro nei confronti del Frosinone. Considerate quello che diceva anche Buccilli, cioè difensori ce ne sono a Iosa, cioè Blanchard c'era fuori, cioè ci sono giocatori che a seconda della necessità di chi si incontra, è chiaro che probabilmente contro quella predisposizione degli avversari ieri in campo, domenica in campo, c'era bisogno anche di due esterni alti. Ma forse a prescindere da chi si incontra è proprio difficile, avendo un parco così vasto, decidere poi chi schierare. Ma più difficile chi non c'è il parco così importante, perché a quel punto lì si fa fatica. Tutti gli allenatori vorrebbero avere un imbarazzo di avere un organico importante e fare delle scelte, sarebbe, anche perché vai a creare una sana rivalità tra di loro e di conseguenza troverai sempre dei giocatori molto preparati, soprattutto molto stimolati e molto motivati. Di conseguenza se Stellone continua a dare fiducia che sta cambiando domenica e domenica, un motivo ci deve essere. Però una cosa volevo precisare io, lo dicevo prima a Fabrizio, io non vedo come mai le squadre che affrontano il Frosinone, dal momento che in questa categoria non si retrocede, per quale motivo vengono a fare delle barricate? Giochiamoci la vista aperta, tanto non si retrocede, che problema c'è? Però Mario, guarda, su questo... Appunto perché il Frosinone fanno le barricate. Oppure è il Frosinone che mette in condizione gli avversari di fare delle barricate. Però Mario, voglio dire, il discorso è comunque di fare un minimo di risultato, ci sarà, questo l'abbiamo già sviscerato, cioè sarà un campionato anomalo, questo discorso l'abbiamo sviscerato la scorsa volta Fabrizio, no? Perché sarà un campionato anomalo dove gli avversari saranno nella seconda parte del campionato, saranno lì qualcuna a veleggiare nella bassa classifica senza pensieri e qualcun altro a cercare di raggiungere il nono posto. A oggi... Comunque gli allenatori hanno una dignità e non è che possono pensare di tornare tutti quanti via da Frosinone con 4 gol presi perché hanno giocato col Frosinone, no? Sì, no, questo sì, però è anche vero che insomma un minimo, no? Cioè un qualcosa, rischiare ogni tanto qualche situazione si potrebbe anche fare, no? Cioè, è vero che uno deve portare sempre il risultato a casa perché comunque la società, c'è sempre una società dietro che comunque vuole fare risultato, parliamoci chiaro, però è anche vero che giustamente il fatto che non si possa retrocedere
un minimo di gioco in più uno se l'aspettava, insomma, questo sì. Quell'altra osservazione di, non mi ricordo, di un altro tifoso, forse Aldo, che diceva Frara schierato davanti alla difesa. Ma se c'è Soddimo davanti, io faccio una domanda, no? Se c'è Soddimo lì davanti, Frara per forza di cose non è che può pestare i piedi a Soddimo. Magari ma poi non giocava con Frara davanti alla difesa, perché a un certo punto hanno giocato un 4-2-3-1, di conseguenza ha messo Frara e l'altro centrocampista Soddimo, Soddimo l'ha spostato sull'esterno, che secondo me è un esterno offensivo, e ha messo Frara e l'altro centrocampista, ricordo, Altobelli davanti alla difesa. Di conseguenza ha creato questo 4-2-3-1 molto più spigliato, anche perché vedeva per cercare di dar fastidio a questo Barletta che si schiera qua in otto. Era comunque era in fase 5, 3, di costruzione, 3, 1, non era in fase difensiva. Penso Frara, che Frara possa fare, insomma, anche poi Frara in questa categoria può fare pure il portiere, perché è sprecato, che abbia problemi. Bellissima questa, sì. Allora ci andiamo a vedere tutti i gol della quarta giornata di Prima Divisione Girone B. Il servizio. La quarta giornata del girone B, con 20 gol realizzati, celebra il pokerissimo del Pisa contro la Nocerina. I neroazzurri confezionano un roboante 5-2. La forza di Toscania nell'attacco, arma dai lai suoi al tredicesimo. Al 45esimo c'è San Pietro. Nella ripresa Giovinco, fratello del più famoso Sebastian, cade dopo il contatto con De Franco, rigore che arma trasforma in gol. La Nocerina si sveglia al 16esimo con Danti che spiazza Pugliesi con un tiro all'incrocio defilato sulla fascia. Ma i colpi di testa di Napoli prima e Martella poi non perdonano. Inutile il rigore concesso ai Molossi al 40esimo, che sempre Danti realizza per il definitivo 5-2 per il Pisa, che dopo 10 anni festeggia una cinquina all'Arena Garibaldi. A Lecce si è consumata l'ennesima tragedia sportiva. 0 punti in 4 partite, è crisi nera e Moriero a casa. A passare sulle macerie dei salentini il Catanzaro, che ha vinto per 2-1. Marchi, ex Frosinone al 7° di testa, beffa Bieve. Nella ripresa D'Ambrosio prova a salvare i suoi con il gol dell'1-1, poi l'espulsione di Ferraro e lo stesso D'Ambrosio, il Lecce in 9 ed incassa anche la rete del KO che porta la firma di Fioretti. Vola il Pontedera e la Salernitana affonda alla Recchi per 2-1. Inizia Arrighini, risponde Guazzo per il Granata con un diagonale, ma al 39esimo Arrighini finisce a terra, calcio di rigore e dal dischetto si presenta Grassi per la rivincita personale. L'attaccante infatti è in prestito al Pontedera proprio dalla Salernitana e non fallisce, regalando così 3 punti ai suoi che valgono la vetta della classifica. L'Aquila di Giovanni Pagliari si conferma squadra da trasferta, gli abruzzesi vincono ad Ascoli per 3-1. Al 24esimo Corapi serve in area De Sousa, destro a incrociare e gol. Pareggio dei bianconeri al 28esimo con cross di Scalise, ponte di Capece e di testa malatesta in sacca. Il secondo tempo è tutto di marca abruzzese, al 5° sinistro al volo di Frediani e al 35esimo piatto destro di Gallozzi per il 3-1 finale. Brinda al primo successo di stagione il Grosseto sul Perugia, succede tutto nella prima frazione di gioco. Al 24esimo missile Dionescu che si infila nel 7 alla destra di Koprivets. Nell'unico minuto di recupero del primo tempo Obodo sigla la rete del 2-0. Trova la vittoria anche la Paganese in quel di Viareggio, l'ex di turno Panariello solo in mezzo all'area con un tocco morbido gonfia la rete avversaria per l'1-0. Termina a reti bianche il match tra Prato e Gubbio, l'unico pari di giornata. Ed è stata una giornata molto ricca di gol, 20 in prima divisione girone B, e ci sono stati anche alcuni episodi di Moviola. Ne abbiamo scelti due. Sì. Andiamo a vedere subito il primo, che è di Salernitana Pontedera, il rigore concesso a pochi minuti dalla fine a favore del Pontedera. No, allora abbiamo prima Pisa Nocerina. Questo è il rigore concesso al Pisa in influente fine del risultato, però l'abbiamo preso per far vedere abbastanza inusuale. Chiedo a Mario Buccilli se rivediamo le immagini, questo intervento del difensore. Mario? No, non mi sembra rigore. Sembra che il pallone neanche l'ha guardato. No, vanno al contrasto, vanno a contrasto col pallone. Cioè come contrasto col pallone? Scusate, tornate un attimo indietro. Sì. Perché ecco, sembra che sia di Piuma però l'attaccante. Cioè, ho capito, ma guardate, qui stavano sul 3, se non sbaglio, 3. Guarda che difendono. Vantaggio per 2-0 qui. Guarda, erano. Il pallone non lo tocca nessuno, guarda, l'attaccante stava era già in vantaggio il Pisa 2-0, sul 2-0. Guarda qui.
Cioè il difendente va completamente addosso all'attaccante. Cosa, cioè, il difensore poteva anche evitare di entrare, sì, magari così, sì, cioè, non guarda per niente il pallone, però l'abbiamo scelto perché è un episodio, sì, abbastanza, sì, eclatante. L'altro, beh, invece, Franco, che non è nemmeno così poco esperto a fare una cosa del genere, sul fratello, del più famoso Sebastian Giovinco. Lì. E poi andiamo a vedere invece il rigore concesso al Pontedera a Salerno, che è stato decisivo ai fini del risultato, perché ha permesso al Pontedera di vincere appunto in quella di Salerno 2-1. E qui sinceramente l'arbitro era molto vicino, però guardate, abbiamo preso questa immagine molto ravvicinata. E Fabrizio? Qui non è facile, nel senso che a me sinceramente non mi sembrava calcio perché di rigore. Mi sembra che l'attaccante già sia in caduta, esatto, prima che tocca. Bravo, guardate, c'è un riescono, guarda, ecco, l'attaccante già, ecco, qui c'è un contatto del piede sinistro dell'attaccante con il pallone. E l'attaccante approfitta, sentendo questo tocco, e purtroppo l'arbitro... Devo dire che l'arbitro a Salerno, ecco, a 5 fine, a dargli un rigore così. È stato così, bravo, infatti. Coraggio. Coraggioso. Coraggio, sì. Guardate, questa è l'inquadratura. Coraggio, migliore. Coraggio, ancora lì dentro. Tocca l'ultima volta il pallone con il piede destro, l'attaccante. Poi guardate, con il sinistro, il difendente della Salernitana tocca il pallone. Secondo me questo non era calcio di rigore, però l'arbitro l'ha concesso, il Pontedera ha vinto, quindi le grandi non e saranno... E l'arbitro è rimasto alla ricca, dice no. Diciamo di coraggio, ancora sarà a Salerno l'arbitro. No. Non lo so, è probabile, però... Quindi sono stati bravi gli arbitri, perché noi poi di settimana in settimana valutiamo questa canna, come quest'anno. Purtroppo quello a velocità normale è un rigore che si può dare. Si può dare, certo. Come dice Marco, si stanno ancora rodando. Anche perché loro, l'attaccante si mette tra il pallone e l'avversario. Ancora non sono in condizioni, ancora non sono in condizioni, no? Si stanno rodando, come dici sempre. Cercheremo di mandare la nostra iena anche a... Sì, anche alla Rechia, richiestissimo oramai per le sue domande in sala stampa del post partita, specialmente quando magari l'allenatore... Immagina se avesse perso Stellone. Però si cerca di analizzare... Poi da infierire. Gli hai chiesto quattro volte la stessa domanda. Infatti... No, capito, però si cerca di analizzare quello che secondo me la puntata che verrà Roberto Stellone qui ospite, perché verrà Roberto Stellone ospite. Siamo fiduciosi, Giovanni Giulia non deve esserci, no, perché altrimenti... Ma come no? Non so, io sono un tifoso del mister, dai. Lo so che sei un tifoso del mister, infatti scherziamo e lo salutiamo perché sappiamo che ci sta guardando. Vediamo allora risultati e classifica di questa quarta giornata, in modo da commentare un po' quello che è successo. Ascoli L'Aquila 1-3, Frosinone Barletta 1-0, Grosseto Perugia 2-0, Lecce Catanzaro 1-2, Pisa Nocerina 5-2, Prato Gubbio l'unico 0-0 di giornata, Salernitana Pontedera 1-2 e Viareggio Paganese 0-1. Allora, ecco la classifica. Intanto dicevamo prima, ma questo esploit del Catanzaro, Mario, tu che cosa ne pensi? Queste due vittorie, due pareggi, due vittorie, e poi vinci col Frosinone, vai a vincere a Lecce? Rimarrà così oppure si perderà poi per strada? Ma all'inizio penso che possa rientrare tranquillamente nelle 9, che si vanno a giocare qualche cosa di importante. Sarà la mazza grandi del campionato? Non credo sia la mazza grande, però può rientrare tranquillamente nei 9 che si giocano i playoff. Il Pontedera scende comunque, tra poco, scenderà. Fabrizio, sì, guardando la classifica? Vabbè, diciamo che sono le toscane, sono le prime in classifica. Vabbè, il Pisa non credo che sia una sorpresa, anche se sicuramente ha rigiovanito un pochino la squadra. Però molto, devo dire sì. Però devo dire che sta facendo molto bene, soprattutto avendo questo attaccante di spessore, no? Come arma, che credo che in questo momento stia facendo la differenza. Pontedera secondo me sarà una squadra che darà fastidio a tante grandi. Anche il Pontedera ha Righini lì davanti, che comunque dà non pochi fastidi. Il Pisa però, pensate, erano 10 anni che non festeggiava la cinquina all'Arena Garibaldi. Infatti... Quindi dopo 10 anni... Però bisogna dire pure che ha giocato in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo, Perché la Nocerina è stato espulso un giocatore. Anche quello è vero. Fabrizio, volevo chiederti, tu che... in carriera sei sceso dalla B, poi sei tornato a giocare in Lega Pro. Parliamo un attimo del Lecce. Oggi c'è stato il cambio ufficiale dell'allenatore, quindi è stato esonerato Moriero, squadra all'erda, doveva essere una corazzata, e qualcuno, io parlavo con un po' di addetti ai lavori, tutti mi dicevano Salernitana e Lecce su tutti, io ho sempre detto Perugia e Frosinone prima delle altre. Cosa paga il Lecce oggi? Ma paga il fatto della parte della retrocessione di questi anni, penso che anche a livello societario penso che qualche problema ci sia, no? In senso che non credo che ci sia attualmente una grande chiarezza in questa società, perché mi sembra che abbia comprato veramente tanti giocatori, però credo forse tanti giocatori forse non pronti per la C, cioè nel senso forse giocatori superiori alla C, giocatori importanti tipo Miccoli che...
che poi non è mai semplice poi dopo far calare nella categoria determinati giocatori. Io credo che loro hanno troppi giocatori importanti per questa categoria, secondo me. È chiaro che alla lunga, credo che l'esperienza sicuramente andranno a migliorare, però oggi... E Moriero che difficoltà può aver avuto? Un giocatore che è stato un giocatore di grandissima esperienza, con delle idee che abbiamo visto a Frosinone sicuramente innovative da allenatore. Come mai ha avuto questo impatto così? Lo so, io qui a Frosinone, ce le ricordiamo bene, le prime 10 partite dove comunque il Frosinone giocava molto bene, aveva anche giocatori con determinate caratteristiche, no? Soprattutto sugli esterni, hanno tutti giocatori veloci. Evidentemente lì non ha trovato... giocatori che facevano il suo caso, insomma il suo tipo di gioco, forse anche lui non si è adeguato alla squadra, qualcosa sicuramente si è successo. Perché la società gli ha recriminato anche i 7 infortunati, quindi sì. La preparazione secondo appunto il club giallorosso non è stata delle migliori. Sì, potrebbe certo, essere. Se soprattutto sono infortuni muscolari, sicuramente qualche problema a livello di preparazione potrebbe averla avuto, insomma. E non sì. Ultimo anche Miccoli, fuori 2 mesi. Quindi leggiamo ora qualche altro SMS che ci sta arrivando, quindi scrivete ancora da casa, mettetevi lì, mi raccomando, al 331 12 45 625. Gessa, un grande acquisto. Aurelio, e spendo. Soddimo, di un'altra categoria. Russo, buona prestazione, ma Curiale, perché non è entrato? Forza Frosinone. Beppe Incocciati sta commentando Bari Palermo, è vero. Buccilli, come va la tua scuola calcio? Ecco, più tardi parleremo della scuola calcio di Mario Buccilli, sempre grande. Ogni anno manca qualcosa, quest'anno la squadra ci manca un allenatore che abbia esperienza di Lega Pro. Stellone, con tutto il rispetto, è inesperto. Questa è una squadra propensa a giocare il 4-4-2, lui non se ne rende conto. E infine Carrus è un giocatore fondamentale, perché non si è comprato un calciatore simile a lui come sostituto? Germano ha fatto il corso d'allenatore pure lui. Ciao, sono Giulia, una bambina, e sono contenta che abbia vinto il Frosinone. Meno male, Giulia, che ci sei tu, ti salutiamo. Adesso avete tutti il palato fine, non avete vissuto mai la Serie C. Pensate a sostenere invece di stare in poltrona a guardare la Serie A, giusto? Bravo, questo bravo, condivido in pieno, sì. questo messaggio. Sì, ci sembra un giudizio un po' troppo affrettato e troppo duro. Aurora, io sì. Qualche puntata fa, mi sembra, sì. No, qualche puntata, l'anno scorso, io dicevo che qui a Frosinone c'è il palato fine, però hanno sì. Contestato tanti di quei giocatori. Ora sono tutti in Serie A, stanno facendo grandi campionati. Bisogna stare tranquilli, Frosinone è una squadra... C'è troppa fretta, forse. La fretta non ti porta a nessuna parte. Io mi rifaccio pure alla Salernitana, se tu non prendi degli asini, con tutto il rispetto per i somari, e prendi dei cavalli zoppi, e a quel punto lì fai fatica, allora... O prendi giocatori che si adeguano alla categoria con uno o due stelle, altrimenti si fa fatica. Il Frosinone ha una squadra, con tutto il rispetto, e Carrus così, 11 ne devono andare in campo, non possono andare in campo 14. Metti Carrus e se la mettono perché non gioca a Prata, metti Soldi perché se la mettono. Però Mario, io voglio dire una Frosinone, cosa. Il Frosinone, ragazzi, sta facendo benissimo. Sono un fautore anch'io di un 4-4-2 perché due punte saranno diverse, però ricordiamoci che Stellone... Per quanto inesperto come allenatore, che può essere una cosa scontata. Ma non lo dicevano l'anno scorso, attenzione, lo dicono adesso. L'anno scorso c'ha un anno in più di esperienza. Stellone è un giocatore che è stato allenato da Fiorfiori di allenatore, che ha fatto delle partite, cioè ha avuto un'esperienza da giocatore, per cui è quella che poi ci si ricorda. Ha dimostrato anche di avere la stoffa di allenatore. Ma soprattutto di aver letto ieri la partita, l'ha detto Mario all'inizio, l'ha letta tutti i 90 minuti, cambiando in continuazione modi. Quindi, secondo me, meglio una squadra che vince con il Barletta che non un 4-4-2 con due punte, perché magari tutti aspettano Curiale e Ciofani insieme e si finisce col Barletta 0-0 o si perde, certo. Perché magari Allegretti con una squadra che sale un po' di più trova una punizione, ci fa gol e non si riprende. E poi Marco, su Carrus comunque è stato infortunato fino all'altro giorno, in pratica era entrato ieri in gruppo. No, quindi... ma chiedeva un giocatore simile a Carrus, ma di centrocampisti credo, Mario, Guger, Gori, Gessa, l'anno scorso Gori era il fiore all'occhiello di questo Frosinone, adesso si sono dimenticati di questo ragazzo. Ma troverà spazio anche Gori, perché in una squadra così importante troverà spazio anche Gori, come sicuramente troveranno spazio Curiale e Ciofani insieme nel momento in cui ci saranno da affrontare squadre che hanno anche una predisposizione in campo per essere affrontate col 4-4-2. Allora ci proiettiamo al prossimo turno. Il Frosinone giocherà in anticipo del venerdì a Nocera Inferiore.
Contro una squadra che rappresenta una brutta gatta da pelare, secondo me, mister Buccilli, perché arriva da tre pareggi e una sconfitta. Ha preso la prima sconfitta l'ha presa domenica scorsa in casa con il Pisa. Però, in casa del Pisa. Però, Aurora, bisogna pure dire questo, che la Nucerina si è iscritta all'ultimo momento. Sì, però è sempre una squadra di Pavarese. Pavarese, sì, lo sai, sì, è un direttore che comunque sa gestire bene il punto, sì, ha scelto giovani anche... Vero, però in certe squadre ci vuole pure Padre Pio, con tutto il rispetto. nel senso, io parto dal presupposto, Pavarese che è un grandissimo del mercato, ha le esperienze, però se poi il materiale economico è quello che è, ti devi aguzzare un po' l'ingegno. Di conseguenza io dico, se Frosinone vuole fare un campionato importantissimo come lo deve fare con questo organico, non può esimersi di andare a Nocera e dettare legge, nel senso di andarsela a giocare, sì, però come sarà. Noi parliamo così, ma la Nocerina ti ha fatto tre pareggi di seguito e Lecce ti fa quattro sconfitte di seguito. Proprio per e quello. L'organico c'è un abisso. Tra sì, però ripeto, lì hanno preso tutti gli ingegneri. Per fare una casa ci vuole il muratore, l'ingegnere, l'elettricista. Lì hanno preso tutti gli ingegneri. Invece Frosinone c'è il muratore, c'è il carpentiere, c'è l'idraulico. È un insieme di cose. Altrimenti la casa non cresce. Ma però Fabrizio, quanto rischio c'è che una squadra che appunto ha preso 5 gol si ritrova in casa in una piazza, Nocera, sappiamo tutti che insomma non è che se prende 3 gol in casa dal Frosinone i tifosi gli lanciano le margheritine poi. No, vabbè, è chiaro che è un campo sempre ostico, perché comunque c'è sempre una grande tifoseria, no? Dove comunque il calcio lì è molto sentito. Quindi sicuramente. Per cui c'è da aspettarsi una squadra magari che sia dietro, ad aspettare che il Frosinone sia costretto ad aprirsi per il discorso giustissimo che fa Mario e loro poi partano di rimessa. Sì, oppure una squadra sicuramente aggressiva. Io credo che se non hanno grandissima qualità la dovranno mettere sul piano agonistico, sul piano dell'aggressività. Credo che sotto questo aspetto il Frosinone se lo aspetta una partita del genere. Quindi devono essere bravi a avere lo stesso agonismo e poi credo che sotto l'aspetto tecnico il Frosinone abbia qualcosa in più. Ma la Iena venerdì sera la mandiamo a Nocera? No, la Iena a Nocera non la possiamo mandare perché altrimenti non so cosa succede. Però vediamo il prossimo turno, la quinta giornata che andrà in scena domenica con l'anticipo appunto del venerdì tra Nocerina e Frosinone. Barletta Salernitana, ma traballa la panchiera Salernitana, Buccilli, tu che sai tutto? Beh, Salernitana è una piazza, pure lì hanno fatto una squadra fortissima. Io ho letto già la partita del Frosinone di domenica scorsa della Salernitana, sembra che il presidente non sia molto contento di questo avvio. Sì, anche di alcune scelte dell'allenatore, poi, non andare in campo con determinati giocatori. Catanzaro-Pisa sarà un bel match. Ma perché i presidenti, scusate, voi avete Spencer, perché i presidenti non fanno anche gli allenatori, Mario? Ma dentro di loro sono i presenti, dicono sempre, io non capisco di calcio, meno male, però quando dicono quel però ti devi mettere a preoccupare. Andiamo avanti con Bio Grosseto, L'Aquila Viareggio, Nocerina Frosinone, Paganese Prato, Perugia Lecce, vedremo se l'Erda riuscirà a portare a casa 3 punti, Pontedera Benevento, riposerà l'Ascoli. Comunque è una bella giornata. Beh, sì. Pontedera Benevento è il big match. Sì. Sì, a questo punto sì. Anche se rimaniamo tutti un po' scettici su questo Pontedera, però vedremo. Catanzaro-Pisa è un'altra bella partita. Sì, sì, sì. Chissà che il Frosinone non abbia l'opportunità proprio di approfittare dei vari scontri. Di questi scontri. Mm-mm. Che ne dici, Giovanni? Sì. Anche perché secondo me, come diceva mister Perotti, sono tutte le potenzialità per andare a Nocera e fare bottino pieno. Quindi anche approfittando di questi scontri diretti, Catanzaro-Pisa, Pontedera-Benevento, magari sperando in 2 pareggiotti su questi campi, con una vittoria del Frosinone, si accorcia ancora di più la classifica. E questa era la quinta giornata. Ora io sono stata in settimana da mister Buccilli. Con piacere. Sono andata all'SD Città di Sora, la sua scuola calcio, lì ho conosciuto tanti bambini, tante giovani promesse e quindi abbiamo deciso questa sera di farli conoscere anche a voi. E noi ringraziamo te per averci ospitati. Allora vediamo insieme tutte le giovani promesse della SD Città di Sora. Leandro, 11 anni a febbraio, di Sora, da grande vuole fare l'attaccante. E come si arriva ad essere bravi secondo te come Totti, Toni? Imparando, cioè... Impegnandosi? Impegnandosi, sì. E tu lo fai costantemente tutti i giorni a scuola calcio? Sì. Quanto ti piace il calcio da 1 a 10? 10.
Come ti chiami? Marco. Quanti anni hai, Marco? 8. Di dove sei? Di Sora. Perché ti piace il calcio? Un bel sport. E il tuo ruolo? Attaccante. Quindi vuoi fare tanti gol? Sì. Un domani come chi? Vidal. No. Anche Vidal, vabbè. Vabbè. Va bene, ci accontentiamo di Vidal? Sì. Come ti chiami? Matteo. Quanti anni hai, Matteo? 7 e mezzo. Matteo, cosa ti insegnano a scuola calcio? Mi insegnano a fare molte cose, imparandomi a fare sempre molte cose. Però il tuo sogno è quello di giocare a? Centrocampo. Quindi alla Pirlo? Sì. E un domani, per diventare bravo come Pirlo, cosa bisogna fare? Diamo un consiglio. Io non lo so molto bene, ma so allenarti molto. Siamo con il bomber per eccellenza della scuola calcio. Perché tu, Edoardo, segni 5 gol al giorno, è vero? Sì. E come fai? Col piede. E qual è il segreto per fare tutti questi gol? Di avere un buon piede. Edoardo, che cosa mangi anche per fare tutti questi gol? La frutta. Kevin invece da grande come chi vuole diventare? Forse come Montolivo. Quindi poche pretese? No, oddio, mica tanto. E come si diventa bravi secondo te a giocare a calcio? Allenandosi costantemente tutti i giorni, ascoltando i mister, ascoltando le persone più grandi che danno dei consigli, così si può diventare buoni calciatori. Lo scopo fondamentale, anche se non si sfonda nel calcio, è divertirsi, anche andarci a fare una partita un domani con persone con partitella di calcio a 5, così per divertirci. 7 anni che gioco a calcio, sempre giocato. Quindi tu eri nella culla e già giocavi a calcio? No, vabbè, proprio nella culla no, ma praticamente sono cresciuto così. Con il calcio? Con il calcio. E per il calcio? E per il calcio, soprattutto. Complimenti alla grezza di Kevin. No, ma complimenti a Kevin anche come parla e come ragiona a 7 anni, sì. Perché veramente sentirsi dire quelle cose da un bambino, Kevin mi ha emozionato, infatti te l'ho detto subito. Sì, è bene. E poi un domani, se io dovessi avere un figlio, vorrei come Kevin, lo voglio dire. Straordinario. Un figlio come Kevin, straordinario. Ma i bambini di oggi hanno veramente, non hanno paura di niente, sono talmente sereni e tranquilli anche davanti a un microfono, e l'adulto fa paura, ha qualche difficoltà, invece il bambino ha una scioltezza. Certo, allenare una squadra è una cosa, però insegnare ai bambini penso che comunque sì, ti regali tanto, mister. Tantissimo, ti dà tanta soddisfazione, perché vedi questi bambini che cominciano a calciare, cominciano a fare, ma la loro spontaneità, ma soprattutto la loro tranquillità, la loro freschezza, ma soprattutto il loro entusiasmo, è quello che ti trasmettono, veramente è una cosa straordinaria. Ma io credo poi sia fondamentale che chi è arrivato ad alti livelli come te, come Fabrizio, nel momento in cui ha una scuola calcio, poi sente dire quei bambini che è bello divertirsi, spiega prima che probabilmente la via per arrivare è proprio quella fare delle cose divertendosi, sì. Senza l'assillo. La cosa più bella che hanno detto questi ragazzi è che nessuno ha detto del risultato, perché è l'ultima cosa che noi vogliamo. Ma infatti stasera abbiamo due, anche Fabrizio, pochi, tanti persone, tanti lo sanno, ancora non tutti, è da quest'anno il responsabile tecnico della SD Pro Calcio di Frosinone, e anche lui con Marco Arcese, con un direttore generale, sta cercando di creare proprio quei presupposti per far sì che i bambini crescano in un ambiente dove si fa anche la parte tecnica, ma ci sia la parte poi di spontaneità del gioco, no, Fabrizio? Ludica, certo, no, ma infatti è fondamentale il fatto di fare degli elementi con dei giochi, con delle situazioni talmente semplici che per i bambini è fondamentale. Insomma, e il primo approccio con i bambini com'è stato? Ma è stato positivo, anche se devo dire che è sicuramente un'altra è cosa. Ma tuo figlio ha insegnato tu a giocare a calcio? Sì, infatti gioca in eccellenza. Allora, lo mandiamo via. No, ma guarda, però, abbiamo fatto... Volevo fare i complimenti. Allora, abbiamo fatto questa riflessione anche noi. Se il figlio gioca in eccellenza, allora facciamo una cosa. Lui facciamogli fare l'allenatore, perché lui è il responsabile tecnico dell'ASD, però probabilmente potrebbe essere chiamato da qualche squadra e chiaramente è libero di andare a fare l'allenatore in prima. Tra l'altro io ho visto il mister giocare qualche anno fa in una partita che facemmo al Nazareth, Universo contro Vecchie Glorie,
Il mister in campo, tutti quanti via, li annientava tutti. Se con te l'universo giocava, ancora una corsa che veramente è un ragazzino. Beh, noi avevamo 9 telecamere in mezzo a campo, c'eravamo io e Beppe, io 9 telecamere. No, mister, tu non giocavi. Sì, come no? Ah, giocavi sì, ovvio, non lo so, perché non ti ricordi. E li offuscati tutti, però. Loro erano molto più giovani, correvano di più. Credo poi alla fine che per i genitori sia anche importante sapere appunto dove c'è gente come Mario Buccilli, Fabrizio Perotti, giocatori che hanno avuto l'esperienza, che riescano a dare quella serenità, quella maturità, creare quella mentalità per una maturità necessaria ad affrontare o il settore agonistico o, perché no, semplicemente uno sport che può essere quello, come diceva quel bambino, di divertirsi in un campo di calcio. Anche se a mio avviso resta sempre un po' difficile poi gestire sempre il tutto, e quindi io vi invidio, non mi invidio, però anzi siete da lodare appunto per quello che cercate di insegnare a questi bambini. Io in mezzo ai bambini, ho anche delle bambine, di conseguenza. Hai anche le bambine? Sì, faccio giocare anche insieme ai bambini. Pensa che io ho terrore un domani di avere una figlia e dico, come faccio a farla giocare invece a calcio? È una cosa bellissima, Lanciamo anche questo messaggio, sì, anche le bambine possono bellissima. Giocare a calcio. Sì, sì, sì. Intanto leggiamo gli ultimissimi messaggi perché siamo quasi in chiusura. Sempre 0-0 Padova Latina, Giovanni Giuliani? Sì, sì, sempre 0-0 con il Padova che continua a fare la partita. Il risultato ancora non si sblocca. La mia formazione titolare, attenzione: Zappino, Ciofani Junior, Crivello, Gucker, Russo, Blanchard, Gessa, Soddimo, Ciofani, Frara e Curiale. 4-4-2, Davide e Papa. Davide, Papa Sandro? Una cosa del genere. Voci di corridoio danno stellone in bilico. Voi cosa ne sapete? Un saluto a tutti. Guarda, sono corridoi talmente lunghi che chissà da dove sono partiti. La squadra da battere è il Catanzaro e domenica Primato. Guardate, è vero, perché Catanzaro è ancora in battuta. È vero, bravo il nostro telespettatore. Non stavamo capendo molto bene perché eravamo rimasti un po' su quel messaggio di stellone in bilico. Assolutamente no, anche perché siamo alla quarta giornata. Salina, al di là delle domande di Giuliani, assolutamente no. Due pareggi, una sconfitta. No, scusate, un pareggio, due vittorie, una sconfitta, uno score che secondo me non facciamo assolutamente nessuno, siamo vicino alla squadra come ha scritto quel tifoso prima, cerchiamo di essere sicuramente traballa la posizione di Giovanni Giuliani in sala stampa, quella sì, perché lì veramente è a rischio Giovanni Giuliani. Però ecco, mister Perrotti, ma se arrivasse uno come Giuliani dopo la partita? Memina. Dipende dal risultato, è chiaro. Dipende molto dal risultato. Si possono fare quelle domande perché si è vinto. Avrei detto, se non ti piace la partita, la domenica vai al cinema. Anche questo è vero. Io voglio scrivere tutte le perle di Mario Buccini, perché io le voglio scrivere tutte in un libro. A parte siamo ancora drammatizziamo. Stiamo ancora ridendo dell'arbitro alla Rechi. Quindi, però meglio così, perché la trasmissione, la nostra, poi sempre molto... molto, molto viva e divertente, dove si parla di tutto, dal calcio giocato ai bambini, settore giovanile, e poi ringraziamo sempre voi per i messaggi che ci mandate. Allora noi siamo in chiusura, voglio il pronostico di Nocerina Frosinone, prima, Giovanni Giuliani. 2. Quindi vince? Il Frosinone. 2. Ok. Voglio che lo dica. Io non voglio, però anch'io 2, anche per me. Beh. 2-3. Quindi vince il Frosinone. Eh beh, se vogliamo fare un campionato straordinario e importante, sono partite che nemmeno non le deve perdere, ecco. Ma io credo che il Frosinone abbia tempo per dimostrare la propria forza, ma a Nocera avrà la disponibilità di una squadra stellone che verrà messa sicuramente nelle condizioni, prima da lui e poi da giocatori, per la mentalità che hanno, di poter fare bottino pieno. Eh sì, allora ne parleremo lunedì prossimo. Noi vi aspettiamo sempre a braccia aperte qui con Bordo Campo Lega Pro. Ora non cambiate canale, non andate via, perché c'è subito dopo Roberto Sardelli con Bordo Campo Serie D. Che potrebbe... Roberto sta lavorando per uno scoop. Sì. Vuole comunicarvi il nuovo allenatore del Maccarese. Quindi rimanete, perché comunque il Maccarese è una... Quindi Paris non è più l'allenatore del Maccarese, Paris Giada? Sabato. Poi ne parla Roberto. No, visto che fai l'esperto, Marco, voglio sapere da te, Paris, perché è stato esonerato? Perché me l'ha detto Roberto quando sono arrivato e voleva sapere da me il nome del nuovo allenatore. Perché tu sei sempre tutto. No, perché pensava che lo sapessi. Come mai pensava che tu lo sapessi? Perché arrivavo per ultimo stasera, quindi magari c'è per strada e ho trovato qualcuno. Io voglio anche le riprese del backstage, perché...
veramente è il caso che vediamo anche il backstage. Vi dicevo, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21.15 con Bordo Campo Lega Pro. Mi raccomando, però, non andate via che c'è Sardelli con lo scoop del Maccarese Giallo.